Bracci, bentornati o benvenuti sul nostro canale. Oggi faremo chiarezza su tutti i nuovi rumor riguardanti Nintendo Switch Pro, l'arrivo di nuove scorte di PlayStation 5 nei GameStop, il ritorno di Pokémon Mini e non solo. Prima di iniziare vi ricordo che potete supportare il canale come meglio credete, magari lasciando un like o iscrivendovi attivando la campanella delle notifiche oppure seguendomi su tutti gli altri social, vi lascio in descrizione tutti i link necessari. Inoltre se proprio vi sentite dei real poracci e adorate i miei mini in HD, beh, lo sapete, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Partiamo con qualche notizia al volo, perché se siete dei collezionisti incalliti, ascoltate bene. Limited Run Games ha annunciato la versione fisica dei due No More Heroes, presenti fino ad ora solo in digitale sull'eShop. Ad accompagnare le edizioni standard, vendute al prezzo di $34,99 l'una, ci sono anche due collectors bellissime e gigantesche, che se prese insieme verranno a costare la bellezza di $134,99. Leggermente meno del prezzo standard, visto che sono vendute singolarmente a $69,99, circa 59 euro l'una. Non solo se messe insieme compongono un unico artwork con la costina, ma acquistando il bundle si riceverà anche una copia della bandiera di Santa Destroy. I pre-order saranno aperti la prossima settimana, il 12 marzo, e io sono tentatissimo di fare il gesto. Voi la spendereste una cifra simile? Vi ricordo inoltre che da oggi sono disponibili Pyra e Mitra su Super Smash Bros. Ultimate. Masahiro Sakurai ha presentato per bene il personaggio nel direct di ieri, e oggi tocca a noi capire se il duo è effettivamente bilanciato e se possiamo ritenerci soddisfatti di questa aggiunta. Alla conclusione del Fighters Pass 2 mancano solo due personaggi e con il cacciatore di Monster Hunter fuori da giochi la lista dei papabili si fa sempre più ristretta. Secondo voi chi vedremo? Bene poracci, si torna a parlare, indovinate un po', di Nintendo Switch Pro. Sono usciti altri rumor che iniziano a darci un quadro complessivo sempre più dettagliato e credibile di una console che sostanzialmente non è ancora stata annunciata ufficialmente. Vediamo questa volta cosa possiamo ricavare dalle indiscrezioni. A riaccendere l'attenzione su Switch Pro ci ha pensato di nuovo il sito Bloomberg, che ricordiamo ha una sorta di ossessione per l'argomento, ma che in passato ha anche anticipato con correttezza l'esistenza della Switch Lite prima del suo annuncio ufficiale. Questa volta, secondo fonti anonime, Nintendo avrebbe intenzione di equipaggiare la revisione della console con uno schermo Samsung OLED che dovrebbe entrare in produzione già a partire da questo giugno nella speranza di poter assemblare la console entro luglio ed averla così pronta per il periodo natalizio. Interessante notare come, nonostante si tratti di schermi dalla superficie maggiore della versione base, con una diagonale di 7 pollici, la risoluzione rimarrà sostanzialmente invariata, puntando ad un massimo di 720p, al di sotto persino del Full HD. C'è da demoralizzarsi per una scelta del genere? A mio avviso no. Su uno schermo piccolo come quello di uno smartphone o di una Switch non ha senso puntare a risoluzioni elevate e 720p può essere un ottimo compromesso in portabilità. Infatti lo schermo OLED ridurrebbe drasticamente il consumo della batteria e garantirebbe una resa migliore dell'immagine, grazie a un contrasto maggiore e a tempi di risposta più rapidi rispetto agli schermi di tipo LCD montati su Switch e Switch Lite. Questo significa che i progettisti potrebbero giovare da una tale scelta e indirizzare ulteriori risorse nel potenziamento dell'hardware della console. Le fonti anonime infatti confermano prestazioni migliorate, tanto da affermare che la console sia in grado di raggiungere il 4K una volta collegata al televisore. Insomma, per quanto Nintendo non si sia ancora sbottonata a riguardo, credo che questi rumor siano quantomeno plausibili e Switch Pro sta prendendo la forma che mi aspettavo, quella di una revisione mid-gen in grado di ottimizzare l'esperienza di gioco piuttosto che di rivoluzionarla completamente. Viste le difficoltà nella produzione di hardware che hanno toccato tutti i grandi marchi, inizio ad avere qualche dubbio sulla disponibilità entro fine anno della console, ma continuo allo stesso tempo ad essere speranzoso. Cosa ne pensate voi di questi potenziali leak? A proposito di console che non si trovano da nessuna parte, la situazione riguardante PlayStation 5 sembra iniziare a sbloccarsi, o meglio, quasi. GameStop ha infatti iniziato a dare qualche messaggio di speranza ai giocatori di tutto il mondo. A inizio settimana c'è stato infatti l'arrivo di un nuovo stock di PlayStation 5 presso i magazzini della nota catena di videogiochi, che nel tentativo di mantenere il più possibile l'ordine e sfavorire pratiche scorrette, ha rivenduto la console tramite un click day, ovvero una
una sala d'attesa che creava una sorta di coda virtuale. Le PS5 sono sparite in pochissimo tempo e purtroppo molte sono subito riapparse online per essere vendute ben oltre il loro prezzo originale. GameStop però ha preso una forte posizione contro queste pratiche di bagarinaggio e tramite un comunicato ufficiale ha riacceso la luce della speranza. A quanto pare tutte le console preordinate sono state distribuite e d'ora in avanti ogni settimana ci saranno dei nuovi click day pensati per ripetere la coda di vendite dei precedenti giorni. Per arginare la piaga degli sciacalli, l'arrivo e la vendita delle nuove scorte saranno annunciate con poco anticipo e solo tramite la newsletter ufficiale a cui, arrivati a questo punto, vi consiglio di iscrivervi. Insomma, la situazione si sta pian piano avviando verso la normalità e se GameStop inizia ad avere nuove scorte disponibili, credo che presto anche altri rivenditori vedranno i loro magazzini rifornirsi. Quindi poracci, tenete duro e non cedete alla tentazione di darla vinta agli scalper. Fatemi sapere se riuscirete a prendere la vostra PS5. E per finire si torna a parlare di Pokémon, perché una curiosa scoperta potrebbe aprire le porte a un ritorno molto gradito, ma inaspettato. Quello di Pokémon Mini, un nome che a pensarci bene si inserisce perfettamente nel clima dei festeggiamenti del 25esimo anniversario del brand. Anche se non avete presente cosa sia Pokémon Mini, sicuramente lo avete intravisto nella carrellata iniziale del Pokémon Presents, quel filmato dove è stata mostrata un po' tutta la storia Pokémon e dove si annidava anche questa piccolissima console. Uscita nel 2002 in Europa, si tratta della console a cartucce intercambiabili più piccola mai prodotta da Nintendo e vide la bellezza di 10 giochi commercializzati, di cui solo 5 arrivarono da noi. Come è stato fatto notare da più utenti, la cosa particolare è che sul sito di Nintendo, se si effettua una ricerca tra i giochi in archivio, uno dei filtri disponibili, ovvero pubblicato in origine su, presenta Pokémon Mini come sottocategoria. Una scelta particolare è quella di differenziare la piattaforma dalla categoria altre console, il che potrebbe far presagire all'intenzione di rispolverare in qualche modo la libreria di Pokémon Mini. Magari Nintendo potrebbe pensare a una riedizione fisica, un unico sistema con tutti i giochi precaricati, un po' come è accaduto per il Game & Watch di Mario, o a un'app per smartphone tramite cui acquistare i vari titoli, o magari a un servizio simile ai giochi gratuiti del Nintendo Switch Online. Insomma, di possibilità ce ne sono tante e credo che quanto mostrato durante il Presents sia solo una parte delle iniziative videoludiche a tema Pokémon che vedremo nel corso dell'anno. E a voi cosa piacerebbe vedere? Ritornare dal passato dei mostriciattoli tascabili. E questo poracci era tutto per oggi e per il weekend. Nell'augurarvi un buon fine settimana vi invito a lasciare un commento per discutere delle notizie insieme. Mi raccomando, fate tutte quelle cose noiosissime ma necessarie per farmi diventare uno YouTuber celebre e di successo. E davvero, poraccio, vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Pro, Michele Mini, ciao!